Un caloroso benvenuto, amici appassionati di auto, una nuova puntata dal Carvillo e Sfassina dedicata alle vetture usate a chilometri zero e aziendali. Allora, allacciate le cinture e state con me. Cominciamo subito alla grande Jeep Compass Limited con 68.000 km, è un 1.6 multijet, 120 cavalli, 20.600 euro. Molto bella. Come molto bella è questa 500X con i 1.3 multijet, 95 cavalli, vettura che non ha percorso strada, 20.900 euro, molto bella, rosso con i passaruota e le modanature nere. Altra vettura molto interessante, una delle più richieste sul mercato, la Cupra Formentor, 1.5 benzina, 150 cavalli, cambio automatico, soli 17.000 km, per cui praticamente pari al nuovo, 28.800 euro. Ancora una 500, ancora rossa, ma questa è una Abarth 595 con i 1.4 turbo da questa versione 165 cavalli, per cui la più spintarella, 7.200 km, merce rara ormai perché, come sapete, queste vetture vengono solo prodotte con motorizzazione elettrica, 21.800 euro con 7.000 km all'attivo, vettura veramente da non perdere, guardate che bello anche il cerchio. Andiamo invece su una vettura di casa Opel, una Astra Edition, 1.5 diesel, 130 cavalli, vettura con cambio automatico, chilometri zero, 23.800 euro, bella anche lei, tutta nera. Qui abbiamo una vettura che è stata presentata la scorsa puntata ed è stata aggiudicata, vediamo se ne troviamo delle altre. Questa pandina è appena arrivata, per cui non è ancora stata apprezzata. Andiamo su questa Ford, molto interessante, Kuga STLine con 51.000 km, 1.5 turbo diesel, 120 cavalli, 23.900 euro, il colore giusto, il cerchio giusto, è una vettura molto molto interessante. Vado alla ricerca di vetture non vendute perché vedo un sacco di cartelli, sono felice ragazzi che ascoltiate le puntate, poi vi riversiate nel salone del Carvillo e Sfassina ad acquistare, a trovare la vostra vettura. Ve lo dico sempre, magari non ci pensate, venite qua e trovate la vettura che fa il caso vostro. Questa è una vettura con un po' di chilometri, perché ne ha 184.000, però innanzitutto un diesel Mercedes 2000, 190 cavalli, garantita 24 mesi, cambio automatico ovviamente, 18.600 euro, per cui il prezzo c'è e con la garanzia 24 mesi siete tranquilli da qualsiasi tipo di sorpresa, macchina spettacolare. Altro cinquino venduto, vediamo questa invece è disponibile, è una 500C con il tetto in tela, per cui l'allestimento è quello della 500 come era una volta. Abbiamo una vettura con 26.000 km, chiaramente queste sono già ibride, con il 1.000 benzina 70 cavalli a 15.800 euro. Bellissimo l'allestimento, il cerchio molto molto carino e poi quel tetto lì in tela fa la differenza. Altra Ford, qui andiamo invece su una S-Max per chi ha bisogno di spazio, allestimento vignale, poi vi faccio vedere gli interni molto particolari. Abbiamo 94.000 km attivo, un 2.000 turbo diesel, 180 cavalli, motore assolutamente instancabile e infinito. Con 7 posti, motorizzazione diesel, ve l'ho detto, trazione integrale e cambio automatico, per cui una vettura veramente ipercompleta a 20.600 euro. L'allestimento vignale è l'allestimento top di gamma della marchio Ford, per cui ha degli interni molto, molto ben rifiniti e tanti allestimenti in più all'interno, però 7 posti, automatica, 4x4, non trovate veramente nulla, condizioni eccellenti, 20.600 euro. Qui andiamo su un chilometri zero automatico di casa Citroen, è una C5 Aircross Fill con 1.200 benzina, 130 cavalli a 25.000, fatemi sbicciare il prezzo, 25.800 euro. Qui andiamo su una Hyundai, vedete ne abbiamo trovata un'altra, quell'altra era stata venduta, una Tucson Excellence 1.600 benzina, 265 cavalli, vettura ibrida, chilometri zero, cambio automatico, 35.900 euro, gran mezzo. Qui cosa abbiamo? Una Peugeot, 3008 Business con 1.5 turbo diesel, 130 cavalli, 66.000 km all'attivo, per cui veramente pochi, a 20.800 euro. Altra Peugeot, questa è stata venduta, l'abbiamo presentata nell'altra puntata, una 500 elettrica, nuova 500 con 0 km, 23.900 euro il prezzo, se volete questa utilitaria molto molto affascinante. Ne approfitto che sono nella zona delle Volvo per farvi vedere una rassegna di Volvo. Vi ricordo che Fassina è concessionario Svezia Car per il marchio Volvo da sempre e ha a disposizione una serie di vetture meravigliose come questa Cross Country V90, scusate, per cui l'ammiraglia di casa Volvo,
con il 2000 turbo diesel 190 cavalli, 4x4 automatica, 38.600 euro, soli 72.000 km. Faccio vedere prima quella da questa parte e poi torno di là. XC40, anche questa è merce molto molto rara, 24.900 euro con 88.000 km, è un 2000 turbo diesel 150 cavalli. Questa è la berlina, la più grande vettura di Volvo, la S90, Inscription, 2000 turbo diesel 190 cavalli con 96.000 km, vettura dotata di ogni tipo di optional, il cambio automatico cosa ve lo dico a fare, 27.900 euro per avere una vera ammiraglia a un prezzo da utilitaria. Guardate che bella anche questa. Questa è una V60 cross country, 4 ruote motrici chiaramente, 2000 turbo diesel 197 cavalli, 30.000 km all'attivo, 41.900 euro. Il SUV per eccellenza di casa Volvo è l'XC90, questa è una 4x4 7 posti diesel automatica con 95.000 km all'attivo, interni spettacolari, veramente spettacolari, a 31.900 euro, vettura chiaramente con la garanzia Svezia Car. Ritorniamo in questa zona per vedere le altre vetture del marchio Volvo disponibili. Questa l'abbiamo già vista prima, vi faccio vedere questa V60 cross country, 4 ruote motrici, cambio automatico, 32.000 km, sempre 2000 turbo diesel 197 cavalli a 41.900 euro. Questa è più o meno gemella come colore, bella V90, per cui quella più rossa, stupenda nell'allestimento, è un cross country con 20.000 km all'attivo a 48.900 euro, scusatemi, sempre cambio automatico, ibrida e trazione integrale. Se volete spendere meno, una vettura che ha ancora tantissimo da dire è questa V40 Inscription con 94.000 km all'attivo, il 2000 turbo diesel 120 cavalli, un motore che vi fa fare il giro del mondo 10 volte, 14.900 euro. XC40, ancora una vettura molto interessante, difficile da trovare, questa è a 74.000 km ed è un 2000 benzina 190 cavalli, cambio automatico, 26.900 euro. Ancora il C90 Inscription, sempre trazione integrale, cambio automatico, con 236 cavalli, è sempre il 2000 turbo diesel, soli 66.000 km, ma qui vedete un allestimento con cerchi nere, carrozzeria nera, le modanature sono cromate, però la vettura ha veramente questo black look molto molto bello. 48.700 euro, è una versione allestimento Inscription, ve la faccio rivedere. Qui andiamo invece, torniamo su una vettura berlina, S60 B4 Plus, 2000 benzina, 197 cavalli, quindi una bella bombetta, chilometri zero a 43.650 euro. Guardate che bello il cerchio, la griglia anteriore nera lucida, veramente uno spettacolo, uno sconto fortissimo rispetto al prezzo di listino, ci sono più o meno così contati a spicci 11.000 euro di ribasso, per cui è un momento bellissimo per acquistare quella vettura. Ancora su un SUV XC60, questa è una B4 Plus Dark, questa invece ha tutte le modanature nere, vedete non c'è una cromatura, il cerchio è bicolore ma molto molto affascinante, soli 3.700 km, 2000 diesel, 197 cavalli a 49.500 euro. Anche qui mascherina nera, look molto aggressivo, tipicamente Volvo. Jeep Avenger Altitude, 1200 benzina, 100 cavalli, chilometri zero, vettura con tantissimi optional, a 25.200 euro, colore grigio scuro metallizzato, come grigio scuro un filo più scuro questa Peugeot, ne abbiamo vista una gemella che è stata venduta, questa è una 2008 Allure Pack con 10.000 km, motore 1003 benzina, 130 cavalli e 21.800 euro. 500X venduta, questa Peugeot 208 venduta, altra 500 elettrica con 6.900 km a 24.900 euro disponibile. E passiamo poi invece qui di fianco dove c'è un'Audi bianca molto bella, una A3 Sportback 17.000 km, 1000 benzina, 110 cavalli a 26.800 euro. Vettura super intelligente, lo dico da sempre, la tipo. Questa, ce ne sono vari allestimenti, versioni, chiaramente questa è una
5 porte, City Life, 41.800 km, con 1.600 multijet da 130 cavalli, 15.800 euro, vettura veramente infinita. Altra Peugeot che è stata venduta, torniamo in casa Audi con questa vettura ibrida automatica, una Q3, 35 business, 42.000 km, 1.500 benzina, 150 cavalli a 32.900 euro. Vettura sicuramente diversa da tutto il resto che c'è sulle strade, la Honda Civic Elegance con i 1000 benzina, 126 cavalli, vettura col cambio automatico, solo 51.000 km percorsi, 22.900 euro, look molto aggressivo, una vettura che anche con le motorizzazioni non più esasperate richiama i fasti di Honda nelle grandi gare di turismo in pista. Questo Daihatsu Terios, vettura super intelligente, ha trovato un papà o una mamma, come del resto questa vettura per neopatentati con una Opel. Torniamo in casa Audi con un'altra 3 Sportback, 2.700 km, 1.500 benzina, 150 cavalli a 27.800 euro. Qui di fianco la Polo a metano, 13.900 euro il prezzo, 65.000 km, 1.000 benzina, 90 cavalli, con alimentazione a metano. Quando vi dico, ragazzi, fate un salto, magari le vedete, ma il giorno dopo non ci sono più tutti i cartelli venduti, mi danno ragione, ascoltatemi. Altra 3 Sportback, ce ne sono parecchie, 28.000 km questa a 26.800 euro, bianca anche lei. Mini Cooper Countryman SE All 4 con 1.500 benzina, 135 cavalli, cambio automatico, ibrida, 18.000 km, non so se l'ho detto, ve lo ridico, per cui veramente iper super fresca, 22.900 euro. BMW bianca, è una 118 M Sport con 40.000 km all'attivo, 1.500 benzina, 135 cavalli, cambio automatico, al prezzo di 25.900 euro. Giro su me stesso perché trovo una serie di SUV medi, tra cui l'Etonale, che vi faccio vedere molto volentieri perché ce ne sono almeno 4 in questa zona. Questa 47.900 euro ed è un chilometro zero ibrido con 200, mamma mia quanti cavalli ha, 280 cavalli col motore ibrido, veloce Q4. Se la preferite in colorazione grigio scuro, sempre chilometri zero, 43.000 km con sempre 280 cavalli. Poi abbiamo la Sprint 1530 cavalli a 33.800 euro con 2.900 km in colorazione rossa e un'altra chilometri zero, sempre 280 cavalli, sempre colorazione cala di fucile, a 43.900 euro. Audi A1 Sportback 7.700 km, cambio automatico, il 1000 benzina a 110 cavalli, 24.800 euro. Vettura elettrica è una Kona con 627 km a 23.000 euro, se volete una vettura dimensioni generose elettrica a 23.000 euro è un bel affare. Fiat Tipo 5 porte lounge con 63.000 km, questa è blu, l'abbiamo vista prima in colorazione bronzo metallizzato molto bella, 14.500 euro, un super affare. Quest'altra deve essere ancora apprezzata. Qui andiamo invece su una DS4, 1.200 benzina, 130 cavalli, 47.000 km, cambio automatico, 23.800 euro, molto bello anche il colore. Altra Avenger a 23.900 euro, chilometri zero. Il cinquino Dolce Vita rosso è stato venduto, come poteva rimanere qui. Stupendo. Qui abbiamo Peugeot 2008 Allure con 94.000 km, con i 1.600 HD, il diesel turbo di casa Peugeot, 100 cavalli, 11.400 euro. Altra Hyundai chilometri zero, sempre elettrica, 23.900 come l'altra. Vettura questa interessantissima, credo, no, questa non è la versione neopatentati, ma è una Skoda Kamiq Style, 28.000 km, 1000 benzina, 110 cavalli a 17.900 euro. Un bel station wagon molto compatto. Questa cinquina ibrida è già stata venduta. Qui abbiamo ancora una Audi Q3 35 TFSI con 17.000 km, 1.500 benzina, 150 cavalli a 42.500 euro. Guardate che spettacolo, la Stelvio è sempre bella. In salone stacca di brutto, 53.600 euro, chilometri zero col 2002 turbo diesel nella versione più potente, 210 cavalli, cambio automatico e trazione integrale. Questa potrebbe essere la versione, sì, per neopatentati, credo, 1000 benzina, 95 cavalli, rientra nelle nuove normative, 16.800 euro per questa Kamiq Ambition con 23.000 km, vettura molto interessante e intelligente anche da affidare a un ragazzino. Certo, qualche ragazzino che invece può già guidarla,
Questa 1 Sportback in versione Admire Advanced, 1000 benzina, 110 cavalli, 17.000 km a 24.800 euro. È un bellissimo guidare. Volevo farvi vedere qualche 500, ma questo corridoio non è quello giusto, perché sono state vendute praticamente tutte, come sono state vendute queste due Panda. C'è una 500X molto bella che vi faccio vedere, con un allestimento particolare, Sport DCT, chilometri zero, 1500 benzina, 130 cavalli e 25.800 euro. Questa è una Renault Captur Zen, anche lei con 95 cavalli, per cui idonea per la guida neopatentata, 17.000 km percorsi e 18.900 euro. Ed è una bella misura, secondo me, se il budget è quello che avete ipotizzato per vostro figlio o vostra figlia, è l'ideale, una misura un po' più grande di vettura. Mi sposto ancora di qui per farvi vedere un'altra serie di vetture, questa Audi 1500 benzina metano, alimentata a metano, è una 1 Sportback G-Tron, 130 cavalli, 35.000 km percorsi a 25.900 euro. Ne approfitto per farvi vedere un'altra Fiat 500X Sport, che è una vettura che ritengo interessante come misura, come dimensioni e come piacere di guida. Questa è il 1300 turbo diesel, 95 cavalli, per cui anche lei rientra nella guida neopatentati, ed è un settore, secondo me, interessante con le nuove normative. 20.400 euro, un bel blu col cerchio giusto, una vettura veramente perfetta anche per un ragazzino. Qui ancora ha uno Sportback a 24.800 euro con il cambio automatico, 12.000 km percorsi. Un'altra Ford, anche lei molto interessante, è diesel, cambio automatico, è una C-Max 1500, turbo diesel 120 cavalli, 92.000 km percorsi, e un prezzo iper interessante di 16.800 euro, garanzia chiaramente di 12 mesi. Qui troviamo un'altra Volvo che vi faccio vedere, un colore champagne metallizzato, champagne come lo chiamiamo noi anziani, ma è bellissima, 62.000 km per questa V60 Inscription, 2000 benzina, 250 cavalli, un vero bombardone, con il cerchio nero, 26.900 euro con cambio automatico. Se cercate una vettura, prestazione da fuori serie, ma con una charme, una classe, un'eleganza indiscutibile, a un prezzo da utilitaria, 26.900 euro. Questa è una Peugeot elettrica con 24.000 km all'attivo, è una 2008 Allure Pack, e 2008 Allure Pack, 20.800 euro. Guardate che bello questo Compass Trail Hawk T6 4x4. 1300 benzina, 240 cavalli perché è ibrido, 45.000 km percorsi. Vi faccio vedere anche questi inserimenti azzurri sulla carrozzeria, che rimandano anche al bordino della scritta Compass. A 23.600 euro, vi ricordo, cambio automatico, trazione integrale e soli 45.000 km. Vettura iper interessante. Mi giro a di qua, ma vedo che sono tutte vendute. No, questa Tucson ve la faccio vedere, perché sicuramente mi interessa, è un SUV 4x4 diesel automatico, garanzia 24 mesi, 1600 turbo diesel, 136 cavalli, una Tucson X Prime, 16.900 euro, vettura che ha ancora moltissimo da dirvi. Altra BMW molto interessante, 120 X-Drive Sport con 34.000 km, 2000 turbo diesel, 190 cavalli, un bombardone, 4x4 diesel automatica, 28.900 euro, bel cerchio, bel colore, bello tutto. Questa ve la faccio vedere perché sicuramente vi interessa, un MG chilometri zero ZS Luxury, 1000 benzina, 110 cavalli, 19.200 euro, vettura introvabile. Jeep Renegade Upland Cross, chilometri zero, 1300 benzina, 190 cavalli, chiaramente vettura ibrida, 32.900 euro, molto bello il colore Total Black. Qui ancora una 500X a 19.9 con 25.000 km di motorizzazione diesel. Questa è una vettura molto interessante, la Sport Equipe, in campagna pubblicitaria anche sui canali nazionali. 7 posti GPL, chilometri zero automatica, GPL di serie montato dalla casa. Un SUV importante, allestimenti al top di gamma. Sport Equipe 7 con 1500 benzina, 154 cavalli. Vi ricordo, GPL, chilometri zero, disponibile qui al Car Village a 33.900 euro. Queste due gemelline, color verde metallizzato, bellissimo, una, quella di destra è già stata scelta, chissà perché lei e non lei, che però è gemellina, 1200 benzina, 136 cavalli, una Mocha Edition, chilometri zero, 20.800 euro,
colore veramente molto particolare, finalmente qualcosa di diverso dal solito. Lei è molto bella anche bianca, che potrebbe essere un colore banale, in realtà no, ci sta molto bene a questa Cupra Formentor, 32.000 km a 27.900 euro con la motorizzazione diesel. Skoda Scala Style 18.900 euro con 4.650 km, il 1000 benzina a 110 cavalli. Questa temo sia stata venduta perché il cartello è stato tolto, però guardate sul sito, magari è ancora disponibile, in questo momento non so cosa dirvi. E chiudo la rassegna con questa vettura molto richiesta sul mercato, Lynk & Co. Questa è una 1500 benzina, 179 cavalli, cambio automatico ibrida, 63.000 km percorsi a 22.600 euro. E come vi dico sempre, queste sono solo alcune delle possibilità, perché guardate il salone quanto è grande, i minuti non mi bastano, dovete fare un salto qui in via Grassi 98 a Milano per scoprire tutte le altre opportunità che quotidianamente vi riserva da tanti anni, da tantissimi anni, il Car Villa Sfassina. Grazie ragazzi dal Bob, ci vediamo alla prossima puntata.